Eccoci qua, ciao amici, come state? Bentornati in questo nuovo video. Come vi avevo promesso, il 2022 è iniziato con una gita su da Barbazza. Siamo andati a Treviso settimana scorsa. Siamo partiti particolarmente presto perché non volevamo temporeggiare troppo, anche perché poi arrivare da dove siamo noi fino su a Treviso ci vogliono all'incirca 3 ore di strada. Quindi siamo partiti presto e siamo arrivati su da Barbazza. Avevo letto molti dei vostri commenti che mi dicevano: Giorgia, non andare, temporeggia un attimo, va verso fine febbraio perché non c'è tanta merce. E avevate ragione. Rispetto all'ultima volta effettivamente c'era molta meno selezione, perché comunque eravamo, diciamo, a fine stagione, e quello che abbiamo visto è stato più o meno questo. Rispetto all'ultima volta ci ho impiegato molto più tempo a decidermi a scegliere una bella pianta, anche perché poi in questa fase dove appunto devo trovare una pianta da lavorare tanto, da cui imparare il più possibile, era veramente difficile trovare un materiale idoneo, una pianta idonea che mi potesse dare tanto. Alla fine mi sono decisa per un ginepro. Anche se mio compagno ha cercato di convincermi più e più volte di prendere un bellissimo pino bianco, il problema del pino bianco è che appunto era una pianta praticamente già strutturata, quindi c'era molto meno lavoro da fare rispetto al ginepro che ho preso io. Oltre che al ginepro abbiamo preso anche un po' di concime, 8 kg, e non solo quello, ho anche preso l'ultima stevarzia che aveva in vivaio. E infine ho preso anche un vaso. Non si vede niente, mi scuso, ma oggi c'è bel tempo, quindi faccio fatica a trovare la luce giusta per registrare. Questo vaso in particolare mi servirà per un progetto che vedrete prossimamente sul canale. Però ecco, abbiamo preso un paio di cose e poi niente, siamo partiti per un altro posto molto bello che vedrete nel prossimo episodio. Intanto però vi lascio un piccolo assaggio, così da potervi, diciamo, un po' incentivare a tornare sul canale. Vi dico solo che è uno dei posti più belli che io abbia visto finora. Mi è rimasto veramente nel cuore.